Amici di FVG Sport Channel, appassionati di pugilato, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Siamo al Palazzetto dello Sport Manlio Benedetti, a Udine, il cuore pulsante dello sport nel capoluogo friulano, per la riunione del 27esimo Memorial Mario Vecchiato Box di altissimo livello, organizzata come al solito con puntiglio e passione dall'Associazione Pugilistica Udinese del presidente Leo Zalateu, una riunione che nel match clou vedrà salire sul ring tra qualche istante l'ungherese Zabo e il leader locale, il pugile dei Rizzi Nicola Ciriani, che da qualche tempo si sta cimentando nella categoria dei medio-massimi dopo aver militato a inizio carriera da pro nei massimi leggeri. Ciriani che ha conquistato anche il titolo italiano nei massimi leggeri nella passata stagione, lo scorso anno alla Manzano Boxing Night, battendo in finale Federici. Un Ciriani che stasera avrebbe dovuto combattere per il titolo dei medio massimi contro il fiorentino Rettori, ma l'indisponibilità del pugile toscano ha costretto gli organizzatori a un piano B, un piano di riserva che prevede appunto l'arrivo a Udine dell'ungherese Titus Zabo, che sale in questo momento sul ring del Benedetti. Un Ciriani che chiaramente è determinato a ben figurare, un Ciriani che questa sera vuole dare spettacolo, vuole far vedere di essere sempre il numero uno tra i pugili friulani e tra i migliori, tra i protagonisti nella box italiana. Un Nicola Pietro Ciriani che questa sera affronta il suo 16esimo match da professionista, ne ha vinti 13 fino a questo punto, una sconfitta in occasione dell'assalto al titolo italiano dei massimi leggeri lo scorso marzo 2015 a Roma contro Mirko Ricci. In quella occasione Ciriani sostituì un altro pugile, quindi ebbe modo di prepararsi solo per qualche settimana all'incontro con Ricci, che poi ha vinto quella corona contro un Ciriani combattivo, generoso, che però non era ovviamente in grado di riuscire a competere soprattutto in trasferta nel clan del boxer romano per quel titolo che è sfuggito a marzo, ma poi, come dicevamo prima, Nicola ha conquistato a novembre battendo a Manzano Simone Federici. Nicola Ciriani dunque contro Titus Zabo. Zabo è un pugile che arriva da Debrecen in Ungheria, espertissimo, più di 40 anni al suo attivo, 70 incontri con questo. Sicuramente un mestierante, si può definirlo così, solido, esperto, conosce i trucchi del mestiere. Ecco perché Nicola deve fare attenzione. Un Ciriani che però ha una lunghezza di pugni maggiore, una tecnica raffinata dal lavoro in palestra con i tecnici Gianluca Caligaro e Alessandro Zuliani, che lo curano proprio nel ring e fuori dal ring a Udine. Match di studio iniziato da qualche istante, la prima ripresa. Ciriani in calzoncini neri, Zabo con calzoncini rossi e cintura bianca. Qualche jab di studio, tutti e due i pugili guardi a destra. Ciriani ha della sua, oltre che la tecnica, anche la potenza nei pugni, tirato a lucido neopapà anche Nicola, per cui ha una motivazione in più per ben figurare, per far vedere di essere pugile all'altezza. Scivola Zabo, poi sul montante d'incontro in arretramento scivola anche Ciriani.
i due riprendono la sequela di colpi d'incontro. Nicola deve ancora capire quale sia il punto nel quale provare a entrare nella guardia dell'avversario Maggiaro. Eccolo, un primo sinistro al volto, poi Zabo alle corde, ma si riprende prontamente. Un po' più sfrontato Ciriani, più chiuso in guardia Zabo, che ha una lunghezza di colpi inferiore. Ciriani prova a stringerlo all'angolo. Combinazione 1-2 al corpo, serie di montanti. Sicuramente li ha sentiti Zabo, ma è ancora lì al centro del ring. Nicola mobile, saltella. Prova a stuzzicare l'avversario con qualche colpo e poi alta combinazione destro-sinistro-destro. Lega Zabo per frenare l'impeto del pugile udinese. Ci sono anche le grida di incitamento dei tifosi di Nicola che provengono dalle tribune della piazza d'armi del Palasport Benedetti. Ancora una serie di 1-2 al volto, ma si para bene i colpi Zabo. Poi lega ancora il pugile ungherese. Ciriani molto più mobile. Adesso deve guardarsi dal tentativo di attacco di Titus Zabo, ma il sinistro di Ciriani è utile a tenere lontano l'avversario. Ancora un paio di colpi, ma al termine della prima ripresa arriva a frenare l'azione di Nicola Ciriani e Titus Zabo. Direi, se dovessi dare un risultato ai punti, qualcosa di più ha fatto vedere Ciriani, anche se colpi portati non hanno scalfito la guardia di Titus Zabo. Buon pubblico al Palasport Benedetti. Nei precedenti incontri c'è stata anche la bella vittoria di Luca Esposito, pugile campano ma residente da anni in Friuli, se anche è diventato neo pro sulla spinta del Firlex Boxing Team di Codroipo. Un Esposito che ha vinto per KO tecnico alla seconda ripresa contro Tamas Danko, alto pugile ungherese, e nei pesi massimi Giacomo Fucci ha vinto per KO tecnico alla prima ripresa contro Shipos Zabolk. Ripresa la seconda ripresa iniziata tra Ciriani e Zabo. Ciriani che ha la caratteristica di non finire i match che lo vedono protagonista, che perché la sua potenza è tale che spesso e volentieri ha messo a segno dei KO, addirittura 9 su 14 vittorie. Un ruolino di marcia impressionante per Nicola Ciriani. Adesso Zabo, che lo sa certamente, prova a aggredire il pugile udinese nel tentativo di bloccarne l'impeto. Ancora Ciriani, un destro, un gancio che solo sfiora il corpo di Zabo. Lo studio, destro, sinistro, destro, ma il diretto non va a segno, lo schiva Zabo. Ancora questo va a segno, questo colpo di Ciriani, parato comunque da Zabo. È evidente che Nicola stia cercando il pugno risolutore. 1-2 al volto, sinistro, destro. Di rara efficacia, questo l'ha sentito Zabo perché è rimasto per un attimo intontito. Ciriani allora ne approfitta, prova ad insistere, ha capito che c'è possibilità di entrare nella guardia di Zabo, insistendo con questi colpi al volto, bucando la difesa. Sinistro, ancora di jab Nicola, bada soprattutto a parare i colpi Zabo. Adesso è Nicola che ha preso
le redini dell'incontro, l'inerzia giusta, ancora un colpo al volto, anche se non fa malissimo questo, di più un gancio sinistro e poi un montante al corpo. Szabo in difficoltà, Ciriani prova ad approfittarne. Momenti di studio, prova a rispondere Szabo. Ciriani spinge le corde l'avversario, che lega. L'arbitro chiede a Szabo di tenere la testa alta, alto colpo al corpo di Ciriani, che in questa seconda ripresa ha decisamente preso in mano l'incontro. Lancio destro, arretra Szabo, che prova con un sinistro d'incontro facilmente controllato da Ciriani. Finisce la seconda ripresa e direi questa, nel mio personalissimo cartellino, assolutamente a favore di Nicola Ciriani, che ha i punti, è già in vantaggio su Titus Szabo nel match clou della 27esima edizione del Memorial Mario Vecchiato, la classica riunione di box di fine autunno organizzata dalla pugilistica udinese in memoria di uno dei più grandi boxer della storia del pugilato friulano sicuramente, ma anche italiano. E a godersi questi match è arrivato il pubblico delle grandi occasioni al Palasport Benedetti, lo vedete anche inquadrate dalla nostra telecamera, le poltroncine nella piazza d'armi del Palasport Benedetti, anche le tribune sono piene di appassionati, affollate da tifosi di Nicola, che adesso inizia la terza ripresa. Ciriani, calzoncini neri contro Titus Szabo, calzoncini rossi con cintura bianca. Ai punti sta vincendo Nicola Ciriani, sicuramente la seconda ripresa appannaggio del pugile dei Rizzi, che adesso prova a far vedere la legge dei suoi pugni anche nel terzo round. A centro ring, con la combinazione sinistro-destro, il diretto di Nicola va al corpo, ma non è potente, quindi Szabo è riuscito a pararlo. Anche questo un bel colpo di Ciriani. Prova ad avanzare Szabo, Ciriani ha la lunghezza dei colpi più lunga, ne approfitta per tenere distante l'avversario e poi provare ad entrare nella guardia del pugile magiaro. Ancora Ciriani, combinazione al volto, arretra Szabo per sottrarsi alla potenza dei colpi dell'allievo di Nicola Caligaro e Alessandro Zuliani. Si continua i jab di Ciriani, tengono distante Szabo, che poi si piglia un diretto al volto, prova a reagire l'ungherese, Ciriani lo spinge via. Alta combinazione sinistro-destro, certamente il colpo migliore di Ciriani questa sera. Poi attacca alle colle Szabo, non insiste Nicola, che mantiene il centro del quadrato. E poi di nuovo attacca Szabo con una combinazione il cui ultimo colpo è un gancio sinistro, sul quale Szabo viene contato. Di nuovo match, ma adesso il pubblico si è scaldato, spinge Ciriani, che sente l'odore del sangue e prova ad azzannare la giugulare di Titus Szabo. Eccolo, un altro sinistro al volto. Szabo incassa con qualche problema. Sinistro destro, Ciriani sente che è vicino all'opportunità di conquistare la sua 14esima vittoria da professionista. Poi lega Szabo, perché non ha molte armi a sua disposizione in queste circostanze. Siamo quasi alla fine della terza ripresa, anche questa per il momento favorevole a Nicola Ciriani. Combinazione, poi sinistro destro al volto. Szabo è un po' intontito,
Altro gancio di Ciriani con l'ungherese che lega alle corde proprio nel momento in cui termina anche la terza ripresa, e anche questa facilmente a appannaggio di Nicola Pietro Ciriani. Un Ciriani che ha esordito da professionista nel giugno del 2012, in quell'occasione riuscì a battere per KO tecnico alla terza ripresa un altro pugile ungherese, Attila Zamari. Eravamo all'aperto outdoor al Mondelli Stable di Sant'Andrea del Colmor, nei pressi di Udine. Poi Ciriani ha preso una striscia di 9 vittorie consecutive fino all'unica sconfitta incassata in carriera da professionista, citata prima, a metà marzo del 2014 contro Ricci a Roma. Poi nel 2015 il pugile udinese, che adesso inizia la terza ripresa, è riuscito a indossare la corona italiana dei massimi leggeri e ora nei medio massimi se la vede con Titus Szabo, che continua a legare, ma in balia di Ciriani, l'ungherese. Ancora colpi al volto, combinazione di Ciriani, Szabo alle corde. Conosco Nicola Ciriani e l'andamento dei match è ormai il tipico del pugile dei Rizzi, che a questo punto attacca senza dubbio e senza alcun tipo di remora a caccia del colpo risolutore. Szabo prova a scampare alla gragnuola di colpi che Nicola gli sta portando al corpo. Una serie di jab e poi ganci. Ancora lega Szabo. Sinistro destro. Solo così Szabo può pensare di proseguire il match con Ciriani, che invece vuole chiuderlo prima. All'angolo il Maggiaro. Poi è bravo Nicola a impedire all'avversario di far partire qualche colpo mentre i pugili sono legati tra di loro. Adesso la guardia di Szabo è molto più aperta, è molto più stanco rispetto all'inizio del match l'ungherese, e Ciriani con un sinistro d'incontro lo manda di nuovo al tappeto. Si rialza Szabo, fa segno all'arbitro di poter proseguire, però è già la seconda volta che cade al tappeto. Ciriani dice ok, è giunto il momento di chiudere il match, stringe l'avversario alle corde. Szabo non ce la fa più, ancora vengono divisi due pugili sulla legatura dell'ungherese, che mette le ginocchia al tappeto, viene contato. Match che è già storia per Ciriani. KO tecnico, l'arbitro decreta la fine dell'incontro. Titus Szabo si arrende ai colpi portati da Ciriani, e dunque è questa la 14ª vittoria per il pugile dei Rizzi. Alto KO. E i complimenti, le urla di approvazione dei tifosi friulani arrivati al Palasport Benedetti per salutare, per spingere Nicola Pietro Ciriani, questo 27esimo Memorial Mario Vecchiato di Pugilato, la vetrina della box friulana tardo autunno. Movimento pugilistico friulano che sta vivendo una primavera di eventi, ma anche di giovani talenti che si stanno mettendo alla ribalta, provenienti dalle varie realtà pugilistiche regionali. Ci fa molto piacere osservare questa rinascita della Noble Art a queste latitudini. L'abbraccio tra Ciriani e Szabo, e adesso c'è solo da decretare ufficialmente il vincitore
del 27esimo Memorial Mario Vecchiato tra Medio Massimi, Titus Zabo, calzoncini rossi, Nicola Ciriani, calzoncini neri, il verdetto arriva tra qualche istante per KO tecnico alla terza ripresa, la vittoria è per Lullo di tamburi, Nicola Ciriani. E l'abbraccio tra Nicola e il presidente della pugilistica udinese Leo Zallatteu. Il saluto anche agli allenatori del pugile Mangiaro. E questa è la medaglia meritatissima da parte di Nicola. Ci dispiace un po' che questa sera non si sia potuto vedere il match per il titolo italiano dei Medio Massimi contro Rettori, ma è certamente sempre un bel vedere Nicola Ciriani sul ring, da spettacolo, la sua tecnica, la sua potenza, la pulizia dei suoi colpi. E il pugilato friulano saluta una nuova vittoria del suo campione. I tifosi di Nicola apprezzano e abbracciano il pugile dei Rizzi. E direi che, confermando il successo per KO, la terza ripresa di Nicola Ciriani su Titus Zabo, possiamo salutarci. Vi do appuntamento ovviamente sempre su FVG Sport Channel per i prossimi match di pugilato regionale, la Coppa di Nicola. Complimenti non solo per la vittoria di questa sera, ma anche per la nascita dell'erede qualche mese fa. È un momento positivo per Nicola Ciriani. Gli applausi anche da parte nostra. Arrivederci su FVG Sport Channel. We'll be right back.